Buon pomeriggio a tutti e ben trovati per questa nuova presentazione, la prima delle tre che si terranno in settimana, dato che poi mercoledì ci sarà l'appuntamento per Andrea Piazza, mentre venerdì per Andrea Lo Biondo. Oggi presentiamo il terzo under della squadra dopo le conferme di Paoli e di Sacco. Under, quando si va sul mercato dell'under, poi Beppe magari lo saprà dire meglio di me. Ci sono dei giocatori bravi, si possono prendere under bravi, però non è semplice per il trascorso breve di carriera che è un under trovare under già vincenti. Invece questo ragazzo al tavolo ha già una semifinale playoff, la vittoria di una Supercoppa di Serie B con Marco Cardani a Bernareggio e la vittoria del campionato di Serie B a Cividale. Di sicuro tutti quelli che sono qui ti diranno non fermarti adesso e so che non è nemmeno nei tuoi obiettivi. Un bel applauso per Giampaolo Almanzi. Passo immediatamente la parola a Beppe che vi spiegherà un po' la trattativa, o prima vicepresidente Francesco Farnesio. Faccio un piccolo saluto, come ormai è di tradizione tra me e Beppe. E, beh, inizio chiaramente ringraziandovi tutti per la presenza. Ringrazio tutti i tifosi, gli amici della PL che anche oggi pomeriggio sono presenti in gran numero ed anche oggi pomeriggio ci fanno sentire vicinanza e affetto. Quindi grazie prima di tutto a tutti voi. Ringrazio anche chi ci ospita. Stasera siamo in un particolare e meraviglioso scenario. Siamo in quello che fino a qualche anno fa era un vecchio cinema abbandonato in città. Un cinema storico che grazie all'impegno dell'amico imprenditore Giacomo Del Gamba è diventato uno dei locali più particolari e caratteristici della città, dove ancora si riesce a respirare un po' di quella che è la storia di Livorno. E direi che negli ultimi anni si respira anche un po' di sana aria piellina. E di questo ringrazio Giacomo. Aria piellina, ma anche aria nuova. Aurora è il nome del locale, Aurora è un po' la premessa del nuovo che viene, del giorno nuovo. Aurora era il nome di una nave, una nave militare che fu quella che nei primi anni del Novecento sparò il primo colpo di cannone che dette il via a una rivoluzione che portò cambiamenti e nuove e migliori epoche. Ecco, tutto questo deve essere la giusta premessa perché possa essere di buon auspicio per la stagione che verrà e soprattutto per la persona che oggi presentiamo, che è arrivata qui a Livorno, che è Giampaolo Almanzi. Giampaolo Almanzi, che è l'ennesima delizia del preziosissimo roster che il nostro bravissimo direttore sportivo Beppe Della Noce, insieme al coach Marco Cardani e al presidente Creati, ha allestito. E Almanzi è anche la conferma di quella che è la volontà e l'obiettivo e la visione della società, che è quella di costruire il presente, ma di investire anche sul futuro, investire su dei giovani talenti di successo, sostenendoli e facendoli osare. Noi vogliamo lanciare i giovani perché noi crediamo nei giovani talenti e questa è il progetto e la visione di questa società. Passo quindi la parola a Beppe che dirà due parole sul giocatore e ce lo presenterà in maniera più specifica. Grazie mille, Vice Press. Innanzitutto vi porto i saluti del nostro presidente che l'ho sentito al telefono pochi istanti fa. È ancora in vacanza, lasciamolo lì ancora qualche giorno con la preghiera di tornare perché qua c'è tanto da fare, bisogna darsi. Finire le ferie velocemente, come anche te, dobbiamo finire le ferie velocemente e mettersi subito sui campi. Cosa devo dire di questo ragazzo? È un ragazzo che conosco dal 2017 e che seguo dagli esordi in Serie B con Bernareggio. È un giocatore moderno che sa fare tante cose, anche lui con un margine di miglioramento importante e quindi è da stimolo logicamente per lui potersi sempre migliorare, però è un under di quelli super importanti. C'è under e under, diceva qualcuno. È vero, ci sono under che non sono ancora pienamente formati e under che sono
a formazioni, diciamo quasi a maturità. E per quanto riguarda il Mansi, manca nulla per essere un giocatore top, non solo in Serie B, ma addirittura nelle categorie superiori. Quindi essere riusciti come PL a portarlo qua a Livorno non è stato semplice, però ho sentito subito che il ragazzo voleva venire qui, gli piaceva il progetto, gli piaceva Coach Cardani, e quindi è stato, non dico semplice, però agevole anche avere questa situazione qua, perché PL è sempre un grosso nome, un grosso brand come società. Poi le sue caratteristiche, beh, chiediamo a lui. Qual è la tua caratteristica principale in attacco? Dai. Allora, ringrazio tutti di essere qui e diciamo la mia caratteristica principale è diciamo il tiro, però non è, io vengo identificato come un tiratore, ma non sono solo quello, so sfruttare molto bene i blocchi, so attaccare il ferro, so fare moltissime cose e niente, questo. Anche quello. Quindi sa già fare tante cose, siamo a posto, abbiamo un giocatore fatto e finito, giocheremo con un titolare in più, come era la nostra idea, cioè di avere un roster molto lungo e molto profondo. Quindi è quella la nostra idea, e quindi con le parole anche di Almansi siamo riusciti a decifrare bene quello che era le nostre intenzioni. Gianpaolo, vuoi fare una breve introduzione di te, se no si passa subito alle domande, giornalisti subito. Passiamo alle domande. Inizi te, Francesco. Ma io. Francesco Parducci, tira. Con Gianpaolo ho parlato a lungo oggi pomeriggio per problemi di orari del giornale, quindi non, oltre a rinnovargli il benvenuto, e mi ha dato ampia e sono sicuro ben riposta fiducia, quindi passerei la parola a colleghi. Allora, Giulia Bellaveglia, Smart Press. Allora, ciao e benvenuto intanto. Senti, visto che come abbiamo anticipato hai avuto un'esperienza diretta con Coach Cardani, ci vuoi raccontare qualcosa in più di questo rapporto? Cosa secondo te può offrire questa squadra? Allora, Marco è stato uno dei primi allenatori che mi ha spinto in questo lungo cammino, e posso dire che non è un allenatore facile da comprendere, è molto difficile, però è quello che ti dà quel pezzettino in più di grinta, che ti mette alla prova e che anche se sbagli non è quello che ti punisce subito, ti dà molte possibilità, ma è un grande allenatore e ho molta stima in lui. Andrea Puccini, Lavro Sport. Ciao, benvenuto. Ciao, grazie. Mi rifaccio a quello che ha detto anche Beppe, insomma, abbiamo un giocatore fatto e finito, quindi si parla di under, di solito dagli under ci si attende, insomma, un po' di minuti, no? Qualche punto, un po', insomma, da te invece mi sembra di capire che le aspettative sono alte, quindi se senti un po' di pressione o sei bello spacciato e determinato come mi è sembrato, no? di capire, sei anche fuori dal campo, c'hai un atteggiamento abbastanza, sì, no? Che si sposa bene con la filosofia livornese, secondo me. Allora, sono venuto qua molto determinato, dopo che mi hanno parlato di questo progetto di quest'anno. Sono venuto qua, come molte persone hanno sentito dire, che hanno detto speriamo di vincere, io tolgo lo speriamo, vinciamo, ci portiamo a casa la finale, la 2 e basta. Io direi questo.
Ciao Giampaolo. E aggiungo una domanda semplice, mi ricollego al finale della tua ultima risposta, visto che lo hai fatto, come si vincono i campionati? Con tanto lavoro non solo individuale, ma tanto lavoro anche di squadra, dovremmo andare d'accordo tra tutti noi, perché non basta che ci sia il singolo individuo che è fortissimo, serve tutta la squadra che sia unita, che sia compatta per portare quel titolo a casa TL. Sì. Lo so. Se siamo a posto, direi che domande non ce ne sono, siamo a posto. Quindi grazie a tutti, grazie al Cinema Aurora, chiudiamo con Francesco. Per chiudere questa presentazione e viste anche le belle parole, come tutto ben vedere, la PL è una società che ha investito molto sui giovani di valore, crede nel lavoro, crede nella professionalità e è nel suo impegno quello di riuscire a dare ancora più valore a questi giovani che già ne hanno tanto. Quindi quello che noi ci aspettiamo da gente come te è che tu dia il massimo in quello che sarà la prossima stagione, che tu dia tutto te stesso, che tu lo dia fino alla fine, come dice un nostro slogan. E questo perché anche il tuo lavoro possa portare sempre più valore sia alla società che al popolo piellino che tanto crede in te. Ed è per questo che ti ho portato delle foglie di alloro. Le foglie di alloro hanno un significato e hanno un simbolo storico, sono il simbolo della gloria e del valore. E quindi io queste te le do oggi pomeriggio nella speranza che tu possa aggiungere valore e gloria alla nostra società. Benvenuto, Giampaolo. Grazie quindi al Cinema Aurora per averci ospitato, grazie a tutti per essere venuti. Uno di noi, Giampaolo, uno di noi. Appuntamento mercoledì per la presentazione di Andrea Piazza, poi sui nostri social verranno chiariti luogo e orario.